In Italia abbiamo un 11-12% di persone che soffre di ipoacusia. Nella nostra regione, ma soprattutto nel nostro territorio, siamo circa al 14%. Cioè su 131.000 persone, 18.000 persone soffre di sordità. Questo è legato soprattutto per un retaggio storico, per l'attività lavorativa che ne è stata svolta, dipendenti esposti a fonti di rumore elevato. Sono stati poi messi in campo dei meccanismi e dei dispositivi che hanno corretto questo danno, però questo qui ha creato, anche se sono state prese tutte le precauzioni, gli accorgimenti necessari, hanno portato a una riduzione, però rimane una delle forme di invalidità più alte rispetto a tutte le altre malattie professionali. È un congresso veramente importante perché è una forma di, diciamo, anche inquinamento, direi. L'inquinamento che noi abbiamo, non conosciamo molto bene, è quella dei rumori, dell'inquinamento acustico anche per la città, indipendentemente invece dai posti di lavoro. Immaginiamoci, in alcuni posti di lavoro l'inquinamento può essere talmente elevato che a distanza di anni ci può essere una inizialmente modesta, poi una grave ipoacusia che provoca veramente una diminuzione delle attività anche delle persone che sono sottoposte a questo continuo inquinamento. Devo ringraziare il dottor Rizzo che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo interessante convegno sull'inquinamento acustico, perché purtroppo è ancora l'inquinante principale presente in tanti ambienti di lavoro e chiaramente ancora coinvolge moltissime persone ad essere affetti dalla malattia professionale ancora forse la più diffusa, che è proprio quella dell'ipoacusia da rumore. Spero con questo mio piccolo intervento di dare un contributo per verificare, far valutare anche a tutti i colleghi e ai medici presenti che la prevenzione comunque negli ambienti di lavoro ha dato negli ultimi tempi degli ottimi risultati, facendo diminuire del 30-40% le denunce delle malattie professionali. Per il terzo anno consecutivo abbiamo registrato anche nel 2018 un calo delle donazioni molto significativo, intorno a circa l'8%. Questo ci pone dei problemi perché l'ospedale di Terni ha dei reparti di assoluta eccellenza che hanno un bisogno costante e continuo di sangue. È anche vero che con l'utilizzo della laparoscopia, di interventi meno invasivi, il consumo di sangue è anche diminuito, ma il numero degli interventi è sempre elevato. E tenendo conto che una sacca di sangue di emazie si può conservare solo per 42 giorni e si può donare solamente ogni 3 mesi, si comprende quanto sia difficile anche la gestione ottimale delle scorte. Per cui l'appello è quello di riflettere seriamente: chi ha la possibilità si può donare dai 18 fino ai 70 anni, si può iniziare la prima donazione anche dopo i 60. È un indispensabile servizio di solidarietà e servizio civile e inoltre offre a chi diventa donatore periodico un controllo gratuito e totale del proprio stato di salute. Oggi parlerò, facendo prima un breve excursus di quello che è un po' la storia degli apparecchi acustici, parlerò delle nuove tecnologie disponibili attualmente sul mercato per la risoluzione del problema dell'udito, ma soprattutto le caratteristiche elettroacustiche necessarie per migliorare la qualità dell'ascolto in termini di comprensione del parlato. Sono Claudio Brunelli e rappresento l'azienda Estetica, un'azienda che da ormai più di 10 anni distribuisce a livello nazionale sistemi di ingrandimento e sistemi di illuminazione.
sistemi di ingrandimento e di illuminazione che permettono all'operatore sanitario di qualsiasi settore di lavorare su un campo operatorio sicuramente illuminato in maniera perfetta, ingrandito in maniera perfetta, mettendolo nella condizione quindi di leggere con molta più facilità la situazione che si trova davanti. Ci piace partecipare a queste manifestazioni anche a livello locale, dove c'è appunto gran parte della classe medica che partecipa, e appunto per poter offrire anche da parte nostra un contributo affinché l'operatore si possa trovare in condizioni di lavoro assolutamente più facili e più comode da leggere. Allora, buongiorno, sono Massimo Messeri, area manager di Amplifon. Abbiamo accettato con piacere l'invito del dottor Rizzo a sponsorizzare questo importante convegno regionale per il tema che tratta, che ovviamente ci riguarda da vicino. Non siamo soltanto sponsor dell'evento, ma abbiamo anche un intervento, una relazione legata ai percorsi audioprotesici virtuosi, perché l'audioprotesista entra a pieno titolo nella riabilitazione delle ipoacusia dal rumore e le otopatie professionali, dopo ovviamente un inquadramento diagnostico audiologico che spetta allo specialista. In Medico è un'azienda umbra che da oltre 60 anni opera nel settore delle protesi acustiche, della riabilitazione uditiva e della cura delle patologie dell'udito. Siamo presenti in tutto il territorio con le nostre sedi e con centri di assistenza capillari. Siamo sempre in prima linea con progetti dedicati in particolar modo a sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione e del controllo del proprio udito, delle proprie capacità uditive. Riteniamo fondamentale a tal proposito un confronto costante e una crescente sinergia fra tutte quelle figure professionali in ambito sanitario che possono non solo effettuare diagnosi precoci in tempo utile a percorsi di cura più efficaci, ma anche appunto sensibilizzare persone, pazienti su come preservare al meglio questo nostro senso prezioso ma anche fragile che è l'udito.